Oggi parliamo di Teti, la ninfa dalla bellezza divina, figlia del dio marino Nereo e della ninfa oceanina Doride. Teti è la più bella tra le Nereidi, le ninfe dei mari. La sua bellezza era tale da attirare l'attenzione di molti dei e semidei, ma il suo destino era legato al mortale. Zeus cercò di impedire il matrimonio di Teti con il mortale Peleo a causa di una profezia che diceva che il loro figlio sarebbe stato più potente del padre. Nonostante Teti cercasse di evitare Peleo trasformandosi in diverse forme, Peleo, con l'aiuto del centauro Chirone, riuscì a conquistarla. Il loro matrimonio fu grandioso e celebrato da tutti gli dei dell'Olimpo, eccetto Eris, che, non invitata, gettò il pomo della discordia, scatenando la guerra di Troia. Da questa unione nacque Achille, che Teti cercò di rendere invincibile, immergendolo nel fiume Stige, tenendolo per il tallone, però che rimase vulnerabile. Nonostante i suoi sforzi, Achille era destinato a una morte precoce, causando immenso dolore a sua madre. La dea marina Teti è simbolo di amore materno incondizionato, rappresenta la forza d'animo, la bellezza e l'amore infinito. È un personaggio profondamente enigmatico e molto affascinante della mitologia greca. Ah, dimenticavo, il matrimonio di Teti e Peleo, rappresentato nell'opera L'Ephestion de Dieu, è stato anche da ispirazione per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024.